Buon anno! Ciao Emeric, buongiorno, buon anno a te, ti vedo elegantissimo, vedo questo panciotto. No. Se... è perché fa freddo in studio, mi hanno bloccato l'aria condizionata, è per quello, solo per quello. Io sai che pensavo che ti fossi rifatto il guardaroba con i bitcoin, no. Che tu sei un famoso amante dei bitcoin. Allora, quante caro... domande dicevi di bitcoin al giorno? No, guarda, dimmi... lascia stare, però in realtà sempre meno perché i miei telespettatori hanno capito che non sono caldissimo sui bitcoin. No, infatti, però ogni tanto me le rimettono, sì. Io ne dicevo di continuo, ho detto immaginiamoci Emeric quante ne riceverà e quanto sarà contento di riceverle. Sì, diciamo che la mia decina di sms e whatsapp sui bitcoin tutti i giorni la riceviamo, anche se sanno i nostri telespettatori che non siamo degli appassionati, almeno io in particolare, poi ci sono altri della casa editrice come Bussi che sono specializzati. Certo. Io reputo che già sia abbastanza difficile su azioni, obbligazioni, warrant, certificati, ETF, così che se mi metto pure sulle criptovalute è finita. Allora, caro Pietro Di Lorenzo, senti, fammi una panoramica veloce di come vedi i mercati finanziari e poi andiamo a lavorare sulle tue strategie con i certificati. Prego. Guarda, velocissimo Emeric, il tema è questo, non si capisce quale evento può far scendere i mercati, perché se ci pensi il 2021 è iniziato un po' sul filo conduttore del 2020 con quelle scene al congresso americano che francamente, se ci pensi, già sono il titolo e la copertina di uno speciale sul 2021, cioè fra le immagini più forti sicuramente ci saranno quelle. Quindi il mercato sale a prescindere, qualsiasi evento rimbalza, terza ondata di pandemia, i vaccini che sono un po' a rilento, il congresso assediato, non ce n'è, sale sempre, questo è un po' il filo conduttore, vediamo fino a quando. È evidente che si cerca, e tornando rapidissimamente al bitcoin, è anche fotografia di questo rally del bitcoin, di quanto ci sia voglia di trovare degli asset su cui fare rendimento, questo è un po' il filo conduttore, sarà anche per il 2021, vediamo fino a quando il mercato guarderà tutto con le lenti rosa e quindi comprerà a prescindere. Fin quando c'ha le lenti rosa ci accodiamo al trend, poi bisogna essere rapidi a intercettare qualora cambi poi questo approccio così positivo. Questo è un po' il quadro. Perfetto, allora dai, strategie, cosa ci hai portato quest'oggi? Volentieri Emeric, ho pensato di come al solito soddisfare le tre grandi categorie, diciamo, di investitori, quelli di breve, di medio e di lungo termine. Partirei, se per te va bene, dal, diciamo, breve ma non brevissimo termine, perché poi tipicamente i certificati di investimento sono più prodotti non legati tipicamente al trading, e quindi ti propongo un DE000HV, sì. 4 Empoli Verona Domodossola 9. Ok. Allora, quindi qui Alibaba. Esatto, il sottostante Alibaba. Due parole proprio velocissime per chi non ha seguito, diciamo, la vicenda. Dov'è Jack Ma? Dov'è Jack Ma? Esatto, dov'è Jack Ma? Ce l'hai tu lì a Napoli? Dov'è? No, magari, questo è un po' il titolo. In due parole, per chi non avesse seguito, il tema è questo. C'è questo mistero di Jack Ma che è sparito da 3 mesi, e Jack Ma è il fondatore, nonché numero uno di Alibaba. Lì c'è stato un contenzioso col governo cinese, perché ha impedito sostanzialmente la quotazione di un'altra gigantesca impresa di Jack Ma. Da lì in poi è sparito. Il mercato quindi ha venduto in maniera piuttosto brutale, in considerazione, diciamo, delle tensioni del governo e poi di questo col governo cinese, e poi in considerazione anche di questa sparizione misteriosa di Jack Ma. Ma insomma, l'idea di base è che magari dopo questa volatilità iniziale che ha portato il titolo a perdere il 25% del proprio valore negli ultimi 3 mesi, le cose, diciamo, potrebbero tornare alla normalità, e Alibaba è un gigante che fa dei business clamorosi, quindi non dico che si apprezzerà come Amazon, ma se torna ai livelli normali le cose si mettono bene. Quindi questo prodotto che cosa ti consente di fare? In primis di rimanere circa 6 mesi sul mercato, quindi 17/06/2021 la scadenza, quindi abbastanza breve, insomma, non così lunga. Ti consente in secondo luogo di avere un rendimento potenziale poco più del 5% annuo, se sostanzialmente Alibaba da qui alla scadenza, quindi 6 mesi, non perde circa il 38%. La barriera in questo caso è continua, quindi al tocco sostanzialmente Alibaba non deve mai andare sotto
questo livello di barriera posto a 141.72 dollari. Sostanzialmente si scommette sul fatto che Alibaba nell'arco di 9 mesi non perda più del 60% e 10%. Sì, 6 mesi, però considerando che negli ultimi 3 ne ha persi il 25, dovrebbe perdere un altro 40, quindi non perda un terzo, 2/3 del proprio valore in 9 mesi, e nello specifico in questo prodotto non perda più del circa 38% del proprio valore da questi livelli. Insomma, l'idea di base è che questo panico per la scomparsa di Jack Ma poi rientri auspicabilmente e quindi i prezzi torneranno su livelli ragionevoli. Ma anche se ci pensi, il titolo continua a scendere, ma non scende più al 37%, ti incassi questo rendimento di oltre il 5% in 6 mesi. Guarda, caro Pietro Di Lorenzo, guarda nel monitor perché me lo sono segnato, perché questo qua è veramente molto interessante. Solo 6 mesi, 141,72, stiamo sempre parlando di Alibaba, me lo sono segnato. E poi un 108 di bonus, questo è molto interessante. Bravo, bravo, questo mi piace. E questo non è neanche, è bello, ma versione, diciamo, conservativa, o sbaglio, o ricordo male. Questo è quello conservativo? No, questa in realtà la barriera è al tocco, quindi bonus cap vuol dire che se anche per un secondo viene toccato 141,72 si perde. No, ma si perde dei tuoi tre che ci presenterai. È conservativo, è quello... certo, è conservativo. È l'aggressivo. Ah, ok. È l'aggressivo. Adesso ti faccio vedere qualcuno più conservativo. Va bene, comunque mi piace questo, me lo sono segnato, poi lo seguiamo, perché questo qua è molto interessante. Tu ce l'hai in portafoglio? Io no, non ce l'ho in portafoglio. Mm. Però io questo qua sai come intendo agire, io lo sai, sono un po' più trader nella mia indole, aspetto un bel sell off su Alibaba, magari sai, hai visto come si muove violentemente Alibaba, non fa delle escursioni violentissime, allora tipicamente aspetto la giornata magari da meno 5, meno 6 e me lo metto un po' più comodo in portafoglio, magari spiegabilmente intorno a 100, così diciamo allarga ancora più il rendimento atteso, però diciamo questo è un po' di market timing che per chi è un po' meno evoluto va bene anche adesso, insomma. Bello, mi piace comunque. Poi, cosa ci hai portato? Secondo DE000HV4, Empoli, Firenze 7. Okay. Qui andiamo, allunghiamo l'orizzonte temporale dell'investimento, in questo caso andiamo su un anno in portafoglio, scadenza 17-12, quindi un po' meno di un anno, e sostanzialmente andiamo sulla blue chips italiana, ovvero Eni, che probabilmente nel 2020 ha un po', forse quella che ha deluso di più, no? Nessuno si aspettava un meno 40 da Eni. E quindi l'idea di base è che il titolo, diciamo, possa, come dire, non avere un secondo anno da meno 40, perché la strategia sostanzialmente prevede una barriera che è a 5,48 euro, ovvero esattamente il meno 40. Quindi sostanzialmente scommetto sul fatto che Eni non faccia 2-40 per 2 anni consecutivi. Se tra l'altro questo prodotto è più conservativo perché abbiamo un top bonus, quindi paradossalmente Eni potrebbe anche perforare per decine di volte nel corso dell'anno la barriera, quindi andare sotto a 5,48. La cosa che ci interessa è che alla scadenza, ovvero il 17 dicembre del 2021, la fotografia venga fatta con Eni sopra 5,48. Questo è conservativo, chiaramente il rendimento non è altissimo, ma insomma io sento anche un sacco di persone che mi chiedono di passare un anno tranquillo, no? Quindi qua ti prendi 4% di rendimento, non hai troppe tribolazioni e può essere un buon prodotto per chi non vuole troppo, diciamo, fare seguire i mercati costantemente. Bello, bello, va bene. Poi l'ultimo, quello più tranquillo di tutti. Ancora più conservativo, ma questo in realtà l'ho pensato per chi ama le cedole periodiche. Quindi l'ISIN, te lo dico subito, è DE000HV4, Hotel Udine Roma 4. Ok. Allora, questo qua, sai Emeric, tipicamente l'investitore italiano ama avere lo zuccherino periodico, no? Dividendi.
cedola, e non a caso, se ci pensi, il grande successo di tutto il mondo BTP e quant'altro è anche legato a quest'idea di avere dei rendimenti periodici. Qui hai un rendimento che non è semestrale come dei BTP, ma addirittura trimestrale, e è uno 0,90 trimestrale che incassi se le tre blue chips italiane più, forse più rappresentative, che sono Generali, Eni e Intesa, non vanno sotto al 50% del valore di partenza, ovvero dello strike di partenza del prodotto. Questo tra l'altro è un prodotto nuovo, e sostanzialmente se né Generali, né Eni, né Intesa San Paolo perdono il 50% dallo strike, ti incassi questo 0,90 trimestrale. Tra l'altro, sentivo prima l'intervento di Roberto e parlavate di effetto memoria. In sintesi, che cos'è l'effetto memoria? Se tu perdi una cedola in corso d'opera perché uno dei tre sottostanti, Wolf Off, è sotto la barriera, ma poi questo sottostante nella rilevazione successiva, nel trimestre successivo, va sopra la barriera, ti incassi anche la cedola che hai perso in corso d'opera. Quindi questo è un prodotto, secondo me, assolutamente interessante per chi si vuole prendere questo 0,90 ogni trimestre. Se lo tiene lì, la scadenza è lunga e si prende fino al 2023, si può prendere, secondo me, abbastanza agevolmente per due annetti questo 0,90, e diciamo lo usa stile, diciamo, obbligazione con cedola. Bello anche questo, dai, 101,35 l'attuale prezzo in lettera, beh sì, denaro, c'è uno spreadino, più o meno cos'è, un punto percentuale, da 135 il primo prezzo in denaro a 101,35 il primo pezzo in vendita. Questo ha una scadenza abbastanza lunga, 2023, però dai, questo è più sul tranquillo, 0,90% di coupon condizionato, frequenza di pagamento trimestrale. Dai, anche questo magari ce lo seguiamo, caro Pietro Di Lorenzo. Senti, il nostro tempo a disposizione è finito, Pietro. Hai eventi, webinar, qualcosa insieme a SS Trader o siamo ancora... Assolutamente, Emeric, ce ne sono tantissimi. Quest'anno, insomma, sono molto sui webinar. Il prossimo con Unicredit è il 19 e parleremo proprio, svilupperemo proprio questi temi sui certificati. Quindi per chi è interessato a questo tema sarà molto pratico. Quindi come la tua trasmissione, tanti ISIN e poche chiacchiere, che secondo me deve essere un po' il filo conduttore di chi fa finanza operativa. Grazie mille Pietro Di Lorenzo, i nostri telespettatori avranno il piacere di riaverti poi a Caffè Affari il lunedì, noi ci rivediamo venerdì, ciao Pietro. Grazie, ciao. Terminiamo qui il nostro approfondimento dedicato al mondo dei certificati, andiamo in pausa ma restate con noi, qualche minuto, Forex Update e poi seguire analisi tecnica.